di farina di grano saraceno, 50 g di farina di miglio, 50 g di farina di lenticchie, 10 g di riso soffiato, 10 g di grano saraceno soffiato, 50 g di olio extravergine di oliva, origano quanto basta, sale quanto basta, 50 g di vino bianco, 90-100 g di latte vegetale, che può essere anche un mix di soia e riso, una bustina di lievito non aromatizzato, consentito per celiaci. Ben arrivata Felicia Sguazzi da Cremona, sei terza classificata nella categoria antipasti nel contest di cucina senza glutine Chef Anch'io organizzato da Mamei. E ci porti ad assaggiare una ricetta che si chiama Sfiziosi. Sì. Ok. Ci descrivi un po' come l'hai fatta? Praticamente sono dei simil grissini. Sì. L'intento era quello di arrivare a produrre qualcosa che somigliasse al grissino da sgranocchiare. Sì. Però con farine senza glutine. Quindi te hai utilizzato più che altro cereale e poi ho visto, ne parleremo successivamente, di un legume ridotto in farina che è la lenticchia. Sì. Ma cereali privi naturalmente di glutine che fanno parte di quella grande famiglia. Esatto. Ok, quindi hai utilizzato grano saraceno, miglio e direi che Stefania puoi partire anche con gli ingredienti. Allora. E poi magari facciamo qualche accenno anche con Felicia. Bene, 100 g di farina di grano saraceno, 50 g di farina di miglio, 50 g di farina di lenticchie, 10 g di riso soffiato, 10 g di riso di grano saraceno soffiato, 50 g di olio extravergine di oliva, origano quanto basta, sale quanto basta, 50 g di vino bianco, 90-100 g di latte vegetale, che può essere anche un mix di soia e riso, una bustina di lievito non aromatizzato, consentito per celiaci. Ok, non è un vero e proprio antipasto completo, però può essere tranquillamente abbinato con una preparazione che potrebbe essere anche un antipasto, poi esatto. Fondamentalmente. Senti, ma questa passione per il miglio, le lenticchie, il grano saraceno? Perché a me piace comunque sfruttare le proprietà e le caratteristiche delle singole farine. Okay. Hanno dei sapori diversi che miscelate insieme, alla fine ottiene un risultato comunque diverso dalla semplice farina. Fantastico, sì, effettivamente anche dall'aspetto sono straordinarie. Poi mi hai introdotto anche il vino. Sì, all'interno della ricetta. Perché soprattutto nei prodotti senza glutine, tra l'altro è senza l'ausilio neanche di un legante come l'uovo in questo certo. caso, e il vino e l'alcol del vino mi aiuta la lievitazione. Quindi la fermentazione. La fermentazione mi rilascia un prodotto particolarmente fragrante. Andiamo e fiabile. Prego. Ok, una a te. Una a Stefania. Grazie. E una a me. Direi che ovviamente si avvicina tanto al grissino. Sì. Ottimo. È il vino che lo rende fiabile, evapora la parte alcolica. Ottimo anche ottimo l'accostamento, se mi permetti, fra cereali e legumi, perché il piatto dal punto di vista nutrizionale è completo. È perfetto. Le proteine del cereale si sposano con quelle del legume, per cui abbiamo tutti gli amminoacidi a nostra disposizione. Grazie mille, che dirti, so che sei seconda e prima classificata, quindi ne dovremo riparlare su altri argomenti e ci vediamo sul prossimo piatto. Grazie. Grazie.